Rosso e bianco, verde e bianco, giallo e blu, giallo e rosso. Sono questi i colori che, insieme alla magnificenza dei costumi, caratterizzano il corteo storico Città di Orvieto, che dal 1951, nella domenica del Corpus Domini, sfila per le vie del centro in occasione della maggiore solennità cittadina. I colori dei quattro quartieri in cui era ed è tuttora divisa la città: Serancia, Olmo, Stella e Corsica. E a ricordarlo non sono solo le tinte dei preziosissimi costumi, ma anche le bandiere e gli stendardi che ornano i lati delle strade o che si guardano al centro esatto della città, all'altezza della Torre del Moro. Sulla base della presenza documentata di 12 uomini armati che scortavano la reliquia del corporale, l'imponente manifestazione nacque da un'evoluzione della processione religiosa che fin dal lontano 1337 celebrava il ricordo del miracolo di Bolsena. Con la sua solenne coreografia, il corteo storico intende rievocare il potere politico e militare del vasto e potente comune medievale. È per questa ragione che si tratta di un corteo di soli uomini e che, alla luce di una documentata ricostruzione storica, nessun personaggio è casuale. Tra i 400 figuranti sfilano infatti le cariche amministrative più significative alle quali era affidata la reggenza e la gestione della città. Il podestà, capo politico del libero comune. Il gonfaloniere di giustizia, esecutore degli ordinamenti penali. Il capitano del popolo, a cui era affidato il potere militare. Il giudice della colletta. Il conestabile dei cavalieri, capo della cavalleria che racchiudeva il fior fiore delle nobili casate che amministravano la città. E ancora numerosi cavalieri e scudieri. Il capitano dei balestrieri. Di particolare significato, i valletti con il cero votivo del libero comune medievale, i soli che tra i figuranti, tutti volontari, ricevono una ben modesta diaria, non tanto per l'indubbia fatica del trasporto del pesante cero, quanto perché così si usava in antico. Largo spazio, naturalmente, al bellissimo spettacolo dei vessilli e dei rappresentanti dei quattro quartieri, introdotti dal vessillifero maggiore, dai tamburi e dall'autorevole anterione di quartiere. Presenti per ogni quartiere anche i portaceri. E ancora trombettieri, tamburini, domicelli, le molte milizie e la pittoresca sfilata dei rappresentanti delle corporazioni, che del comune medievale costituivano l'anima economica. Gli stupendi costumi del corteo storico, eseguiti nel tempo dalla maestria dei migliori artigiani di Orvieto, costituiscono un patrimonio di tradizione e di bellezza di cui gli orvietani vanno giustamente fieri. Morbidi calzari in cuoio naturale realizzati completamente a mano, corazze, elmi e scudi modellati e cesellati da abili maestri armaioli, bandiere, vessilli e stendardi finemente istoriati, stoffe preziose, tessute artigianalmente e confezionate da mani amorevoli, per vestire con splendida variopinta dignità le molte figure della nobile sfilata.